La Fondazione Vital ha conferito la certificazione a 6 aziende impegnate nella salute. Vediamo di chi si tratta nel servizio di Francesco Olivetti. C'è pure l'orto per i dipendenti. Non manca proprio nulla nelle prime 6 aziende altoatesine impegnate nel progetto Impresa Sana. E così, visto gli ottimi risultati, ecco che all'Eco Center di Bolzano, alla Höller di Laives, alla Helmut Innerbichler di Campo Tures e ancora alla Casa di Cura Alte Spital di Cortaccia, alla Cassa Rurale di Bolzano e al Comune di Brunico, è stata conferita la prima certificazione riconosciuta a livello nazionale di azienda sana. Tutti i collaboratori hanno partecipato a questa cosa con una partecipazione del 100% e hanno fatto un gruppo di richieste che veramente sono applicabili e realizzabili dall'azienda in maniera abbastanza semplice. Quindi hanno lavorato veramente pensando a loro, ma pensando anche all'azienda e a quello che poteva essere realizzato. Quindi se lo sono guadagnati sicuramente loro col loro impegno. Ecco, ma è vero, voi fuori dall'azienda avete un orto? Sì, è vero, non solo fuori dalla sede centrale, li stiamo realizzando anche sugli altri impianti. È una cosa che di per sé richiede solo olio di gomito e poco altro, però devo dire che è una delle iniziative, delle 42 iniziative che stiamo portando avanti, che sicuramente può sembrare un po' strana, ma che ha portato sicuramente un grosso risultato a livello proprio di sensibilità delle persone e di riuscire a staccare anche all'interno del posto del lavoro dal lavoro stesso alla fine del periodo produttivo. Per ottenere la certificazione le imprese hanno dovuto darsi da fare, non poco. In base ad un programma stabilito dalla Fondazione Vital, ogni azienda ha dovuto percorrere varie fasi, da un'analisi conoscitiva dell'ambiente di lavoro al benessere e alla sicurezza, fino alla stesura e alla realizzazione di un piano di interventi. Fattore determinante, la partecipazione attiva di dipendenti e dirigenti. Chiaramente non c'è una ricetta che io possa dire devo fare ABCD e poi resto sano, va analizzata la situazione concreta, va fatto sempre praticamente un'azione mirata nel contesto specifico delle persone. Questo è il messaggio chiave che anche oggi vogliamo dare. Non è che posso dire io faccio ogni giorno 5 minuti di movimento piuttosto che star seduto 10 ore, ci vuole proprio un'analisi specifica, ci vuole la possibilità che ognuno nel suo habitat quotidiano possa veramente realizzarsi meglio l'ambiente in maniera che sia più salutare. Durante tutto il progetto le imprese, oltre a poter contare sulla consulenza di esperti della Fondazione Vital, hanno potuto beneficiare di incentivi economici. L'INAIL, ad esempio, ha concesso una riduzione del 10% sui contributi antinfortunistici a tutte le imprese che hanno portato a termine il programma.